Tutto ciò era avvenuto allo Himmelfahrtsbad, così veniva chiamato per via delle sue gruppe fortissime. Un buco malfamato nei pressi della cattedrale in cui negli ultimi tempi Beno era stato visto spesso. Questi ultimi tempi per Beno duravano già da più di 2 anni. Di buona famiglia, dopo l'eccellente educazione ricevuta, dopo gli studi coronati dal successo, dopo una carriera sportiva, dopo brillanti risultati commerciali, dopo il fidanzamento con la Steyermann, il partito più ricco della città, improvvisamente Beno cominciò a cadere in basso, cambiò, fu evitato. Si diffuse l'idea che la Steyermann avesse rotto il fidanzamento. Molti viaggi all'estero, si diceva che giocasse. In un primo tempo riuscì anche a mantenere a fatica i contatti con le buone famiglie benestanti, poi non fu quasi più invitato, infine venne boicottato. Viveva ancora da signore, in seguito vendette quello che era riuscito a salvare dall'antico splendore. Dell'antico splendore, scusate. Incisioni, mobili, qualche cassa di Bordeaux invecchiato. Molti oggetti che aveva venduto non erano di sua proprietà. Per esempio dei gioielli. C'erano 2 processi in sospeso. Tralascio la descrizione dettagliata dei debiti di Heinz e l'Olimpianico. Erano catastrofici. Addirittura incredibili. Superavano i 20 milioni. Stranamente, le indagini di Fochin su Benno riguardano molti particolari.